Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui per iniziare insieme a voi un nuovo progetto. Ho realizzato questa canotta con questo bellissimo filato della Mistrico fibra di perla. Ho scelto questo filato per la sua morbidezza e vi dico anche la composizione. Vi dico anche perché l'ho scelto per la sua composizione, quindi è 50% cotone e 50% viscosa da fibra di perla. È un gomitolo da 50 grammi ed è 126 metri. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 3,5-4. Io ho lavorato il mio progetto con l'uncinetto del numero 4, interamente con il numero 4. Ecco, e proprio vi presento il mio filato perché voglio, cioè io vi consiglio di realizzare questa canotta proprio con questo filato. Si lavora benissimo ed è anche, diciamo che quando si indossa sulla pelle dà diciamo una bella sensazione di fresco. È leggero, non appesantisce, insomma ve lo consiglio veramente. Allora, io di questo filato ne ho utilizzato all'incirca 400 grammi, ecco, perché diciamo che il punto prende un pochino, o prende un po' di filato perché abbiamo le maglie alte in costa davanti, e quindi io ho fatto una 40-42, ok? Quindi dipende anche dal punto che si sceglie. Io ho scelto questo perché io amo molto i punti in rilievo, quindi mi piacciono tantissimo. Quindi so che lavorando questi punti prendono molto molto filato, però poi voglio dire ne vale veramente la pena, anche se dobbiamo acquistare qualche gomitolo in più, però poi alla fine ne vale veramente la pena. Allora, vi dico anche il colore di questo filato per chi lo volesse, diciamo, realizzare dello stesso colore. Comunque ci sono tantissimi altri colori, che poi io farò altri tutorial che ho preso altri colori di questo filato fibra di perla. Allora, questo è colore numero 2, lotto 70 45. Ecco, ve lo metto vicino così lo potete vedere. Ok, quindi adesso, dopo che vi ho presentato il mio filato, adesso possiamo iniziare a lavorare la nostra canotta. Allora, per la realizzazione della canotta noi lavoreremo su un multiplo di 18 catenelle. Quindi per la taglia che ho fatto io, che è una 40-42, quindi una circonferenza di 89 centimetri, io ho iniziato con 108 maglie alte, quindi non inizio con le catenelle ma con le maglie alte. Allora, io ho preso la circonferenza fra la vita e i fianchi, e quindi, come dicevo, ho iniziato con 108 maglie alte, calcolando il multiplo di 18 catenelle, in questo caso 18 maglie alte. Quindi, iniziando da qui, ovviamente iniziamo dal basso, quindi lavoriamo fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Arrivata qui, ho diviso il mio lavoro e ho lavorato le due parti, il davanti e il dietro, separatamente fino ad arrivare qui alle spalle. Dopodiché, arrivato alle spalle, ho cucito il davanti e il dietro, ho cucito le spalle. Qui alla fine ho lasciato solo, diciamo, ho fatto un bordino tutta mezza maglia alta, quindi non ho fatto altri punti, anche perché la canotta è abbastanza lavorata, e quindi alla fine ho deciso di fare solo un giro di mezza maglia alte. Quindi è molto semplice da fare, non diciamo non è molto complicata. Per quanto riguarda il punto, bisogna solo fare un pochino di attenzione per il punto. Io qui vi ho scritto anche le taglie, quindi ve lo ripeto: per una taglia 40-42, 108 maglie alte, 42-44, 126 maglie alte, 44 46 144 maglie alte,
per una 46 48 162 maglie alte, per una 48 50 180 maglie alte. Queste taglie sono consigliate per il filato che ho usato io. Quindi se ho usato un altro filato, io non vi so dire, diciamo, con quante maglie alte dovete iniziare, ok? Ho lavorato il filato, vi faccio vedere, anche con fibra di perla, e quindi so che iniziando lavorando con questo filato e con l'uncinetto del numero 4 vanno bene queste misure, ok? Quindi se ho usato un altro filato, un altro uncinetto, io non vi so dire con quante maglie alte dovete iniziare. Allora, detto questo, penso che ho detto tutto e quindi possiamo iniziare con la lavorazione della canotta. Allora, per il mio lavoro, io non inizio il mio lavoro con le catenelle, ma con le maglie alte. Quindi, per la taglia che serve a me, io farò una 40-42. Inizierò con 108 catenelle, lavorando su un multiplo di 18 maglie, quindi farò 108 maglie alte. Allora inizio con, lascio il filo un po' più lungo perché questo poi mi servirà per cucire. Allora inizio con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella. Prendo il filo, tiro leggermente su, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta, poi abbiamo fatto una maglia alta nella prima catenella. Adesso ancora filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro. Quindi qui dove abbiamo fatto la maglia alta si sono formate come due costine. Quindi prendo il filo ed esco. Adesso esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. E abbiamo fatto la terza maglia alta. Ancora filo sull'uncinetto. Giro leggermente il lavoro e qui dove ho fatto la maglia alta abbiamo due costine. Prendo il filo, tiro leggermente su, quindi esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Vi faccio vedere. Ecco. E continuo, quindi filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro per facilitare, per vedere bene le due costine che si sono formate. 1, allora 1 e 2, eccole. Quindi prendo il filo e adesso esco da 1, esco da 2 ed esco da 2 e continuo, giro il lavoro e vado dentro le due costine. Quindi bisogna prenderle tutte e due. Prendo il filo ed esco, tiro leggermente su, poi esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Allora, io inizio così il mio lavoro perché in questa maniera le maglie sono morbide. Allora, io avevo iniziato il mio lavoro con le catenelle, eccolo. E il mio lavoro all'inizio risulta teso, quindi non mi piace. E allora ho deciso di iniziare in questa maniera. Quindi vi faccio rivedere ancora due punti. Se non vi trovate bene iniziare così con le maglie alte, iniziate con le catenelle. Allora, giro il lavoro, vado nelle due costine che si sono formate. Qui dobbiamo prendere tutte e due le costine. Prendo il filo ed esco da 1. Allora, 1,
esco da 2 ed esco da 2. Così. Ecco. Quindi, ripeto, vado avanti così fino ad arrivare a 108 maglie alte. Eccomi, allora, arrivato a 108 maglie alte, adesso vado a chiudere a cerchio. Quindi vado nella prima maglia alta, qui. Quindi vado nella terza maglia alta e chiudo con una maglia bassissima. Così. E qui metto un marcapunti in modo da tenere chiusi i due lati. Ora, adesso facciamo, vado qui nella prima maglia alta, quindi vado sotto la maglia alta, faccio una maglia bassissima in costa davanti e lavoro 3 catenelle. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa dietro. Maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta in costa dietro. Allora. Forse ho sbagliato uncinetto, sto lavorando col 4 e forse il 4 non va bene, mi sa che devo cambiare. Allora, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro, maglia alta in costa davanti. Allora, vado a lavorare tutte le mie maglie, una maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro per tutto il giro. Così. Ok. Quindi finisco il giro. Eccomi. Allora, ho finito il mio giro. Quindi adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Così. Adesso vado sempre qui nella prima maglia, vado sotto con l'uncinetto in questa maniera e faccio una maglia bassissima in costa davanti. 3 catenelle. Allora, adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, quindi dobbiamo lavorare una maglia alta sulla maglia alta in costa davanti e una maglia alta nella maglia alta in costa dietro. Quindi io ho già fatto la prima maglia, abbiamo fatto la maglia bassissima in costa davanti più 3 catenelle, quindi questo equivale a una maglia alta in costa. Adesso andiamo nella maglia seguente, quindi abbiamo una maglia alta in costa dietro, quindi entro dal dietro al lavoro, quindi inserisco l'uncinetto dietro al lavoro, passo sulla maglia alta e rientro dietro, così prendo il filo e lavoro la maglia alta. Adesso dobbiamo lavorare la maglia alta in costa davanti. Quindi vado, vi faccio rivedere con l'uncinetto, vado proprio così sotto la maglia, prendo il filo e lavoro una maglia alta. Adesso maglia alta in costa dietro, è leggermente nascosta, quindi vado dietro al lavoro così. Qui abbiamo la maglia alta, passo sulla maglia alta e rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta in costa dietro e adesso maglia alta in costa davanti e lavoro la maglia alta in costa davanti. Adesso maglia alta in costa dietro, quindi entro dal retro del lavoro, vado dietro, passo sulla maglia alta che qui è nascosta, comunque questa è la maglia alta in costa dietro, passo sulla maglia alta e rientro dietro,
dietro al lavoro, quindi prendo il filo e lavoro la maglia alta. E adesso maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro. E adesso maglia alta in costa davanti, quindi adesso ad ogni giro dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, quindi lo ripeto, dobbiamo lavorare una maglia alta in costa davanti sulla maglia alta in costa davanti, una maglia in costa dietro sulla maglia in costa dietro. Quindi ad ogni giro dobbiamo lavorare le maglie così come si presentano per 4-5 centimetri. Poi in caso decidete voi quanto volete alto il bordo. Io non lo farò molto alto, quindi farò un 5 centimetri così, 4-5. Ok? Quindi vado avanti, quando arrivo all'altezza, diciamo all'altezza del mio bordo. Poi andiamo avanti e iniziamo la lavorazione vera e propria del punto. Eccomi qua. Allora, fatti i miei giri di maglie alte in costa davanti e in costa dietro. Adesso iniziamo la lavorazione. Allora, iniziamo subito con 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Adesso saltiamo 2 maglie e nella terza maglia lavoriamo una maglia alta, catenelle, 1 2 3. Adesso vado proprio qui dove ho fatto la maglia alta, quindi vado sotto la maglia alta, intorno, ecco, prendo il filo e lavoro una maglia alta non chiusa, quindi esco solo da 2. Così. Rientro, vado sotto la maglia alta, prendo il filo ed esco solo da 2. Rientro ancora una maglia alta non chiusa, esco solo da 2. Così. Filo sull'uncinetto, rientro ancora per l'ultima volta e lavoro la maglia. Esco solo da 2, quindi adesso 4 maglie più le catenelle, quindi 5 maglie, e adesso chiudo tutte insieme così. E adesso salto 2 maglie nella maglia seguente, inizio a lavorare delle maglie in costa davanti, quindi faccio la prima 1 maglia seguente 2 maglie seguente 3 maglie seguente 4 maglie seguente 5 maglie seguente 6 maglie seguente 7. Quindi abbiamo lavorato 7 maglie alte in costa davanti. Adesso saltiamo 1 2 maglie, vado nella terza e lavoro una maglia alta, 3 catenelle. Adesso vado qui dove ho fatto la maglia alta, vado sotto la maglia, prendo il filo e lavoro 4 maglie non chiuse, quindi 4 maglie alte però non chiuse, esco solo da 2, 2 3 4, così. Adesso chiudo le maglie. Adesso 1 2 nella terza maglia, scusate, lavoro una maglia alta così, rientro adesso salto 2 maglie 1
2. Nella terza lavoro una maglia alta, 3 catenelle e ripeto le 4 maglie chiuse insieme. Quindi entro, vado sotto la maglia, così prendo il filo ed esco da 2, rientro, prendo il filo ed esco da 2, rientro, prendo il filo ed esco da 2, rientro, prendo il filo ed esco da 2, così, e adesso chiudo le maglie. Salto 1, 2, nella terza lavoro la maglia alta in costa davanti, quindi adesso dobbiamo lavorare 7 maglie alte in costa davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi adesso dobbiamo ripetere le maglie chiuse insieme. Allora, salto 2 maglie, nella terza maglia lavoro una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Quindi vado qui intorno sotto la maglia alta, lavoro 4 maglie chiuse a metà, 2, 3, 4 e chiudo. Salto 2 maglie, 1, 2, nella terza lavoro una maglia alta. Prendo un po' di filo, ok, e ripeto, quindi qui ho fatto la maglia alta, adesso salto 2 maglie, vado nella terza maglia, lavoro una maglia alta, 3 catenelle, quindi vado qui dove ho fatto la maglia alta, vado intorno, così vado sotto la maglia, prendo il filo ed esco da 2, rientro, prendo il filo ed esco da 2, filo sull'uncinetto, rientro, prendo il filo ed esco da 2, rientro ancora ed esco da 2, quindi 4 maglie e le catenelle, 5 maglie chiuse insieme. Salto 1, 2, nella terza lavoro le 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi fatte le 7 maglie alte, adesso saltiamo 2 maglie e facciamo le maglie chiuse insieme. Saltiamo ancora 2 maglie, una maglia alta nella terza maglia. Saltiamo 2 maglie nella terza e facciamo le maglie chiuse insieme. Poi ancora saltiamo 2 maglie e lavoriamo le 7 maglie alte in costa davanti per tutto il giro. Allora, sono quasi alla fine del giro, devo fare le mie 4 maglie non chiuse, quindi faccio una maglia alta, 3 catenelle e le 4 maglie alte chiuse a metà, 2, 3, 4 e adesso chiudo. Adesso salto le ultime 2 maglie e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso facciamo una maglia
bassissima qui nella prima maglia, una maglia bassissima in costa davanti. 1, 2, 3 catenelle più una di separazione. Faccio ancora una maglia alta in costa davanti nella stessa maglia. Così. Qui abbiamo fatto una maglia alta in costa davanti, una catenella di separazione e una maglia alta lavorata sempre nella stessa maglia in costa davanti. Adesso facciamo 3 catenelle, una maglia bassa qui. Allora, qui abbiamo le 3 catenelle, vado proprio qui. Allora, andiamo proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione. Qui abbiamo 7 maglie in costa davanti, 7 maglie alte. Quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Quindi dobbiamo lavorare le 7 maglie alte tutte in costa davanti. 3, 4, 5, 6, 7. Catenelle 1, 2, 3. Maglia bassa proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle. Faccio una maglia bassa. 3 catenelle 1, 2, 3. Qui abbiamo la maglia alta, quindi facciamo una maglia alta in costa davanti. Una catenella di separazione. Quindi lavoro ancora una maglia alta in costa davanti nella stessa maglia. Così. 3 catenelle. Una maglia bassa. Proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle, facciamo una maglia bassa. 3 catenelle. E lavoriamo le 7 maglie alte in costa davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E adesso ripetiamo, quindi facciamo le 3 catenelle, 3 catenelle di separazione, una maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle, 3 catenelle di separazione e lavoriamo 2 maglie alte in costa davanti nella maglia alta. Quindi facciamo una maglia alta in costa davanti, una catenella di separazione e una maglia alta in costa davanti, 3 catenelle. Maglia bassa proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle e poi facciamo 3 catenelle di separazione e lavoriamo le 7 maglie alte in costa davanti. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme, 3 catenelle. E vado a chiudere qui nella terza catenella della prima maglia alta con una maglia bassissima. Adesso faccio una maglia bassissima in costa davanti. 3 catenelle, 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia alta. Maglia seguente. Lavoro una maglia alta in costa davanti. Così. Adesso qui ricominciamo a fare le maglie chiuse insieme. Quindi qui abbiamo la maglia bassa, entro nella maglia bassa e lavoro una maglia alta. 1,
1 2 3 catenelle. Quindi adesso vado qui dove ho fatto la maglia alta, vado sotto così, sotto la maglia alta, prendo il filo e lavoro una maglia alta chiusa a metà. 1, rientro, 2, rientro, 3, rientro, 4 e adesso chiudo. Qui abbiamo le 7 maglie alte in costa davanti, quindi lavoro le 7 maglie alte in costa. 1 2 3 4 5 6 7. Qui abbiamo le 3 catenelle maglia bassa e le 3 catenelle, quindi qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme entro nella maglia bassa, faccio una maglia alta, 3 catenelle e adesso lavoro qui all'interno della maglia alta, quindi prendo il filo ed esco da 2, 1 rientro, 2 rientro, 3 rientro, 4 e chiudo. Adesso qui abbiamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, quindi vado qui nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta in costa davanti, una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta nella maglia seguente, lavoriamo una maglia alta in costa davanti e adesso ripetiamo le maglie lavorate chiuse insieme, quindi andiamo qui nella maglia bassa e lavoriamo una maglia alta 3 catenelle e all'interno della maglia alta lavoriamo le 4 maglie chiuse a metà e poi chiudiamo tutte le maglie e poi ripetiamo le 7 maglie alte in costa davanti e poi ripetiamo ancora le maglie chiuse insieme. Qui abbiamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, quindi lavoriamo una maglia alta in costa davanti, una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta in costa davanti, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi alla fine del giro, quindi ho fatto le mie maglie chiuse insieme, adesso vado a chiudere nella terza catenella della maglia alta iniziale, quindi abbiamo iniziato con 3 catenelle e chiudo nella terza catenella. Faccio una maglia bassissima in costa davanti, 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta in costa davanti, quindi 2 maglie alte in costa davanti, una maglia alta in costa davanti nella maglia centrale e 2 maglie alte sull'ultima maglia, quindi sempre in costa davanti. 1 2, quindi adesso abbiamo 5 maglie alte in costa davanti, 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle e faccio una maglia bassa, 1 2 3 catenelle. Adesso lavoriamo 5 maglie alte in costa davanti, quindi saltiamo la prima maglia e l'ultima maglia. Allora salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti e maglia alta in costa davanti. Quindi adesso abbiamo lavorato 5 maglie alte in costa davanti, 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle, faccio una maglia bassa, 3 catenelle
e lavoriamo qui dove abbiamo le 3 maglie alte, lavoriamo 2 maglie alte nella prima maglia lavorate in costa davanti, quindi 1 2 maglie alte in costa davanti nella maglia centrale e 2 maglie alte in costa davanti sull'ultima maglia. 1 2 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle, faccio una maglia bassa, scusate, 3 catenelle, e adesso qui lavoriamo 5 maglie alte, quindi salto la prima maglia, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta in costa davanti, quindi 1 2 3 4 5 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle, 3 catenelle, e lavoriamo le 5 maglie alte, quindi 2 maglie alte nella prima maglia alta in costa davanti, una maglia alta nella maglia centrale e 2 maglie alte sull'ultima maglia, 3 catenelle, una maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Eccomi qua alla fine del giro. Quindi ho fatto le mie maglie alte, 5 maglie alte, 3 catenelle, maglia bassa qui nelle 3 catenelle, 3 catenelle di separazione, e adesso chiudo nella terza catenella iniziale. Quindi abbiamo iniziato con 3 catenelle, partendo dal basso, conto 1 2 3 e vado a chiudere con una maglia bassissima. Adesso faccio una maglia bassissima in costa davanti, 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, ancora maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, e nell'ultima maglia lavoriamo 2 maglie alte in costa davanti. Quindi abbiamo lavorato 2 maglie alte sulla prima maglia alta in costa davanti e 2 maglie alte sull'ultima maglia, quindi adesso abbiamo 7 maglie alte in costa davanti. Qui abbiamo la maglia bassa e lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle, e adesso qui dove abbiamo la maglia alta lavoriamo le maglie alte chiuse a metà, quindi ho fatto 1 2 3 4 e chiudo. Adesso qui abbiamo 5 maglie alte, quindi salto la prima maglia e l'ultima e lavoriamo 3 maglie alte in costa davanti. Allora salto la prima, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, quindi 3 maglie alte in costa. E adesso qui dove abbiamo la maglia bassa lavoriamo le maglie chiuse insieme, quindi ho fatto una maglia alta, 3 catenelle, e adesso qui lavoro le 4 maglie alte chiuse a metà, 1 2 3 4 e chiudo. Qui abbiamo le 5 maglie alte in costa davanti. Quindi lavoriamo 2 maglie alte sulla prima maglia, poi lavoriamo le 3 maglie alte centrali e 2 maglie alte sull'ultima maglia. Allora vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta in costa davanti, rientro, quindi vado ancora nella stessa maglia, lavoro ancora una maglia alta, maglia seguente, maglia alta in costa davanti,
maglia seguente, maglia alta, costo davanti, maglia seguente, maglia alta in costo davanti e qui sull'ultima maglia lavoriamo 2 maglie alte in costo davanti e andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi adesso facciamo le maglie chiuse insieme, quindi vado nella maglia alta 1 2 3 4 e chiudo e qui lavoriamo le 3 maglie alte, quindi salto la prima maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta in costo davanti, maglia seguente, maglia alta in costo davanti e quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, vado a chiudere qui nella terza catenella 1, 2, 3. Quindi faccio una maglia bassissima. Allora, entro adesso, scusate, ok. Allora, vado qui nella prima maglia, faccio una maglia bassissima in costo davanti, 3 catenelle, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costo davanti, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Scusate, quando dico maglia alta, intendo maglia alta in costo davanti. Maglia alta in costo davanti, maglia alta in costo davanti. Allora sono 2 4 6 e l'ultima 7. Adesso facciamo 3 catenelle di separazione e la maglia bassa qui dove abbiamo le catenelle 1 2 3 catenelle. Qui abbiamo 3 maglie alte, quindi vado nella prima maglia, faccio una maglia alta in costo davanti. E quindi non chiudo la maglia, vado nella salto la maglia centrale, vado sulla terza maglia e lavoro una maglia alta in costo davanti chiusa a metà, così. E adesso chiudo le maglie. 3 catenelle. Maglia bassa qui dove abbiamo le catenelle, facciamo una maglia bassa 3 catenelle e lavoriamo le 7 maglie alte in costo davanti. Quindi vado nella prima 1 2 3 4 5 6 7 3 catenelle e la maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle. E adesso ripetiamo qui. Quindi faccio 3 catenelle di separazione, vado nella prima maglia in costo davanti e lavoro una maglia chiusa a metà in costa, così. Salto la maglia centrale, vado sulla terza maglia e lavoro una maglia alta in costa a metà, così. Esco solo da due e adesso chiudo le maglie. E quindi adesso faccio 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle. Quindi adesso dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Eccomi. Allora, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 3 catenelle, maglia bassa 3 catenelle e chiudo qui nella terza catenella iniziale.
Quindi faccio 1, 2 nella terza maglia bassissima, una maglia bassissima in costa davanti, 3 catenelle, lavoro le 7 maglie alte in costa davanti, ok. Adesso qui dove abbiamo la maglia bassa lavoro le maglie chiuse insieme, quindi faccio la maglia alta, le 3 catenelle e vado qui dentro la maglia alta e lavoro 4 maglie alte chiuse a metà, quindi esco solo da 2, 1, 2, 3, 4 e chiudo. Adesso qui dove abbiamo fatto le due maglie alte in costa davanti chiuse insieme, qui facciamo una maglia alta, quindi stiamo ricominciando da qui, quindi noi abbiamo iniziato con le maglie chiuse insieme e una maglia alta proprio qui. E quindi adesso stiamo iniziando il giro qui, quindi ho fatto la maglia alta, adesso vado nella maglia bassa e lavoro le maglie chiuse insieme, 1 2 3 4 vado qui nelle 7 maglie alte e lavoro 7 maglie alte in costa davanti, due, tre, quattro, cinque, un po' di filo, sei e sette, maglie alte chiuse insieme, quindi faccio una maglia alta, 3 catenelle, vado un pochino veloce, 3 e 4, ecco qui abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, quindi entro proprio qui e lavoro una maglia alta così e adesso lavoro le maglie alte chiuse insieme, 1 2 3 1 2 3 4 e chiudo e adesso lavoriamo le 7 maglie alte chiuse insieme, poi facciamo scusate le 7 maglie alte in costa davanti, poi qui facciamo le maglie alte chiuse insieme, quindi facciamo la maglia alta 3 catenelle, poi all'interno della maglia alta lavoriamo 4 maglie alte chiuse insieme e qui facciamo una maglia alta proprio qui dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro, ecco vi faccio vedere qui, ok, andiamo avanti, ci ritroviamo alla fine del giro, eccomi alla fine del giro, allora vado a chiudere, ho fatto le mie maglie chiuse insieme e adesso chiudo qui nella terza catenella con una maglia bassissima, vado qui nella maglia alta dove ho chiuso con la maglia bassissima e faccio una maglia bassissima in costa davanti, 3 catenelle e lavoro le maglie alte in costa, quindi lavoro 7 maglie alte comprese le 3 catenelle che sono la prima maglia alta
quindi lavoro le maglie in costa davanti. Sette, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa qui dove abbiamo le catenelle. Uno, due, tre. Qui abbiamo la maglia alta, quindi adesso ripetiamo questo. Quindi abbiamo fatto all'inizio la maglia alta e poi nel secondo giro abbiamo fatto due maglie alte lavorate nella stessa maglia. E quindi facciamo così. Quindi vado qui e lavoro in costa davanti una maglia alta, una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta in costa davanti, 3 catenelle, maglia bassa dove abbiamo le 3 catenelle, 1 2 3, 7 maglie alte in costa davanti. Quattro, cinque, sei, sette, 3 catenelle, maglia bassa qui, 3 catenelle e qui le due maglie alte. Quindi abbiamo la maglia alta, andiamo sotto la maglia e facciamo una maglia alta in costa davanti, una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta in costa davanti, 3 catenelle, maglia bassa e così via. Quindi dobbiamo ripetere questo, dobbiamo lavorare in questa maniera per tutto il giro. Alla fine del giro chiudo come sempre nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali. Quindi parto dal basso 1, 2, 3 con una maglia bassissima. Facciamo una maglia bassissima in costa davanti per ottenere la prima maglia alta in costa davanti. Quindi faccio 3 catenelle e lavoro le maglie alte in costa davanti, 3 4 5 6 7, lavoro le maglie alte chiuse insieme, quindi faccio una maglia alta 3 catenelle e lavoro all'interno della maglia alta le 4 maglie chiusa a metà, quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2 e chiudo. Adesso qui abbiamo la maglia alta, una catenella, una maglia alta, quindi adesso dobbiamo lavorare una maglia alta, una maglia alta, scusate, allora dobbiamo lavorare questo, quindi facciamo una maglia alta nella prima maglia alta in costa davanti, una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta in costa davanti. Quindi faccio la prima maglia alta in costa davanti, una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta nella seconda maglia alta, così. E andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi adesso faccio le mie, scusate, allora faccio le maglie alte chiuse insieme e poi lavoro le 7 maglie alte. Dopodiché faccio le maglie alte chiuse insieme e qui dove abbiamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, lavoriamo una maglia alta in costa davanti, una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta proprio qui nella seconda maglia alta. Maglia alta, cioè scusate, maglie alte in costa davanti, quindi dobbiamo fare una maglia alta in costa davanti qui e una sulla seconda e una centrale.
una maglia alta centrale, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi, mi trovo alla fine del giro, devo fare le ultime maglie chiuse insieme e adesso chiudo qui nella terza catenella della prima maglia alta. Abbiamo iniziato con 3 catenelle, quindi chiudo nella terza. Adesso dobbiamo iniziare a diminuire, quindi qui abbiamo 7 maglie alte, adesso dobbiamo lavorare 5 maglie alte, quindi mi sposto nella maglia seguente e faccio una maglia bassissima. Vado sotto la maglia così e faccio una maglia bassissima in costa davanti. Inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta, quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, quindi 2, 3, 4, 5. Adesso facciamo 3 catenelle, una maglia bassa proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle, quindi faccio una maglia bassa, ancora 3 catenelle. Qui abbiamo 3 maglie alte, quindi adesso lavoriamo 5 maglie alte. Quindi andiamo sulla prima maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte in costa davanti. 1, 2. Scusate. Vado nella maglia centrale e lavoro una maglia alta in costa davanti. E sulla terza maglia lavoro ancora 2 maglie alte. Quindi lavoro la prima, vado ancora nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta. Quindi abbiamo lavorato 5 maglie alte. Ora, quando noi arriviamo a, diciamo, a questo punto dove facciamo qui, dove facciamo le 5 maglie alte, dobbiamo cominciare a diminuire dove abbiamo le 7 maglie alte. Ok, questo ve lo dico per facilitare il lavoro. Quindi quando qui abbiamo le 5 maglie alte, qui dobbiamo iniziare a diminuire, che poi adesso sono 5 maglie alte, nel prossimo giro diventeranno 3 maglie alte. Lavoriamo 3 catenelle, maglia bassa sul gruppo delle 5 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, e adesso lavoriamo le 5 maglie alte. Quindi salto la prima maglia alta, vado nella maglia seguente e lavoro le maglie alte in costa davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo il gruppo delle 5 maglie alte chiuse insieme, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, e qui ricominciamo a fare le 5 maglie alte. Quindi facciamo 2 maglie alte sulla prima maglia alta, una maglia alta centrale, maglie alte in costa, quindi facciamo 2 maglie alte in costa nella prima maglia, una maglia alta in costa davanti nella maglia centrale e 2 maglie alte in costa davanti sull'ultima maglia. Quindi facciamo la prima. 1, rientro, 2, 2. Vado nella maglia centrale e lavoro la maglia alta in costa davanti e adesso vado sulla terza e lavoro 2 maglie alte, quindi ho fatto la prima, adesso rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta in costa davanti, 3 catenelle e maglia bassa qui dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme. Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, finiamo il disegno insieme e poi andate avanti da sole, ok? Eccomi. Allora, finito il giro, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi vado a chiudere qui dove abbiamo le 5 maglie alte. Adesso con una maglia bassissima mi sposto nella maglia seguente perché dobbiamo lavorare 3 maglie alte, quindi faccio una maglia bassissima in costa davanti in modo da ottenere la prima maglia in costa. Quindi faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Maglia seguente
maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, quindi abbiamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Qui lavoriamo le maglie chiuse, quindi facciamo la maglia alta, 3 catenelle, rientro, vado sotto la maglia, quindi lavoro le 4 maglie chiuse a metà, quindi esco solo da 2 e adesso chiudo le maglie. Qui abbiamo 5 maglie alte, quindi adesso dobbiamo lavorare 7 maglie alte. Quindi vado nella prima maglia e lavoro 2 maglie alte, 1, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia alta in costa. Quando dico maglia alta intendo maglia alta in costa davanti. Andiamo nell'ultima maglia e lavoriamo ancora 2 maglie alte in costa davanti, quindi abbiamo adesso 7 maglie alte. Qui ricominciamo a lavorare le maglie chiuse insieme e qui lavoriamo 3 maglie alte in costa davanti, quindi entro, faccio una maglia alta, 3 catenelle, le maglie chiuse, 2, 3, 4 e chiudo. E adesso qui lavoro le 3 maglie alte in costa davanti, quindi salto la prima, vado nella maglia seguente, faccio la maglia alta, 1, maglia seguente, 2, maglia seguente, 3 e così via. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, come sempre, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, così. Adesso vado sotto la maglia alta, faccio la maglia bassissima in costa davanti, così, 3 catenelle, vado nella maglia sull'ultima maglia, quindi salto la maglia alta centrale e vado sulla terza maglia, quindi prendo il filo, esco da 1 e adesso esco da tutti i punti, così facciamo 3 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme. Qui abbiamo 7 maglie alte in costa davanti, adesso lavoriamo 7 maglie alte in costa davanti, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, quindi faccio 3 catenelle e lavoro le 7 maglie alte in costa davanti, 4, allora 4, 5, 6, 7, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle. E adesso qui lavoriamo le maglie alte, 2 maglie alte, quindi vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da 2, salto la maglia centrale, vado nella terza, prendo il filo ed esco solo da 2 e adesso chiudo le maglie, 3 catenelle, maglia bassa nel gruppetto delle maglie chiuse insieme, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Nel prossimo giro vi faccio vedere l'inizio di nuovo. Dobbiamo fare la maglia alta come l'abbiamo fatta qui e qui, quindi vi faccio rivedere l'inizio e poi andate avanti da sole. Eccomi alla fine del giro, quindi ho fatto le 3 catenelle, una maglia bassa nel gruppetto delle 5 maglie chiuse insieme. E adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, proprio qui dove abbiamo fatto le 2 maglie alte chiuse insieme, così. Adesso, come dicevo prima, iniziamo di nuovo il giro, quindi facciamo qui
la maglia alta. Qui abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, adesso dobbiamo iniziare con una maglia alta. Quindi facciamo 1, 2, 3 catenelle. E qui dove abbiamo la maglia bassa, lavoriamo le maglie chiuse insieme. Quindi da qui in poi iniziate di nuovo il disegno. Qui lavoriamo le 7 maglie alte, ok? Quindi no, non c'è bisogno che vada avanti, perché è per farvi, ho voluto arrivare alla fine del disegno con voi per farvi vedere la lavorazione. Ok, quindi adesso iniziate di nuovo da qui dove abbiamo la maglia alta e poi andate avanti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Quindi lavorate man mano che andate avanti, lo provate. Quando arriviamo poi all'altezza degli scalfi, poi vi faccio vedere come dobbiamo andare avanti, ok? Quindi ci vediamo dopo. Allora, eccomi qui. Allora, io sono arrivata alla mia altezza, ho lavorato 3 motivi e mezzo. Quindi voi decidete quanto volete lunga la vostra maglia. Allora, poi ho diviso il mio lavoro, quindi ho messo i miei motivi uno sull'altro. E però qui dove ho messo i marcapunti, questa è proprio la metà della mia maglia. Quindi ho messo marcapunti da tutte entrambi i lati. Ora dobbiamo lavorare le parti, il davanti e il dietro, separatamente. Diciamo che no, non cambia, c'è solo un piccolo cambiamento, perché sul dritto del lavoro lavoriamo le maglie in costa davanti, quindi quando poi giriamo il lavoro dobbiamo lavorare sul rovescio. Quindi le maglie in costa davanti, sul rovescio lavoriamo le maglie alte in costa dietro. Questa è l'unica differenza. Poi il lavoro non cambia, diciamo, non è che cambia tantissimo, sono solo le maglie alte in costa che sul rovescio vanno lavorate in costa dietro. Allora, qui, come dicevo, è la metà della mia maglia, quindi qui ho le mie 7 maglie alte. Ho messo marcapunti proprio, diciamo, per segnare la metà del mio disegno. Però, per iniziare a lavorare le parti separatamente, io inizio proprio qui dall'ultima maglia, da qui, e questo le altre maglie. Quindi lascerò 5 maglie, perché poi quando lavorerò il dietro lavorerò anche la prima maglia alta. Quindi lavoro la prima e l'ultima e lascio le 5 centrali. Quindi inizio da qui e lavoro, come dire, i miei motivi partendo da qui. Allora, entro proprio qui nella maglia alta, faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 3 di separazione, perché qui abbiamo le maglie alte chiuse insieme e quindi vado a fare una maglia bassa nelle 3 catenelle. Poi 1, 2, 3 catenelle ancora di separazione. Qui abbiamo 3 maglie alte, lavoro 2 maglie alte. Cioè, continuo la lavorazione. Continuo i miei motivi. Quindi faccio 2 maglie alte in costa davanti sulla prima maglia, una maglia alta centrale, 2 maglie alte sulla terza. 3 catenelle, maglia bassa. Qui dove abbiamo le 3 catenelle. 3 catenelle e adesso qui devo andare a diminuire, quindi salto la prima maglia e vado nella maglia seguente. Faccio una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia alta e maglia alta. Quindi lavoro 5 maglie alte, 3 catenelle, maglia bassa.
3 catenelle e qui lavoro le 5 maglie alte, quindi faccio 2 maglie alte sulla prima, una maglia alta sulla terza, cioè nella maglia centrale, e 2 maglie alte sulla terza maglia, ok? Quindi arrivo qui e poi faccio vedere come lavorare sul rovescio del lavoro e poi andate avanti da sole. Eccomi, sono arrivata quasi alla fine del mio giro, proprio qui dove ho il mio marcapunti. Quindi ho fatto la mia maglia bassa sulle maglie chiuse insieme e adesso vado a chiudere qui nella maglia alta, sulla prima maglia alta. Poi faccio 3 catenelle e giro il lavoro. Come ho già detto prima, adesso dobbiamo lavorare sul rovescio, quindi le maglie alte in costa davanti le lavoriamo in costa dietro. Allora, qui ho la mia maglia bassa e lavoro le maglie alte chiuse insieme, quindi faccio la maglia alta, le 3 catenelle, poi vado intorno alla maglia alta, lavoro 4 maglie chiuse a metà, quindi esco solo da 2. Adesso chiudo. Qui ho 5 maglie alte, quindi adesso devo aumentare. Devo lavorare 2 maglie alte in costa dietro sulla prima maglia e 2 maglie alte in costa dietro sull'ultima. Quindi vado sulla prima e lavoro una maglia alta in costa dietro. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta in costa dietro. Maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, e adesso lavoro a 2 maglie alte sull'ultima, quindi faccio 1, rientro, 2. E adesso le maglie alte chiuse insieme qui dove ho la maglia bassa sulle maglie chiuse. Allora, maglia alta, 3 catenelle, due, tre, quattro e chiudo. Quindi qui invece ho 5 maglie alte perché devo andare a chiudere il mio motivo. Salto la prima maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa dietro. Maglia seguente, maglia alta in costa dietro. Maglia seguente, maglia alta in costa dietro. Quindi ho lavorato 3 maglie alte. Vi faccio vedere dal dritto. Ecco. Quindi dal dritto le maglie risultano in costa davanti. Vedete? Quindi la lavorazione, ripeto, è molto facile, l'unico cambiamento è questo delle maglie alte in costa. Quindi sul rovescio lavoriamo le maglie alte in costa dietro e sul dritto del lavoro maglie alte in costa davanti. L'unica differenza è questa. Poi dobbiamo andare avanti con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza delle nostre spalle. Quindi facciamo la stessa lavorazione sul davanti e sul dietro, ok? Quindi facciamo almeno io voglio fare una scollatura dritta, va bene? Quindi andiamo avanti, ci ritroviamo dopo, quando abbiamo lavorato tutte e due le parti. Eccomi qua. Allora, io ho lavorato le mie due parti. Sono arrivata fino a 22 centimetri, quindi è una scollatura, come dire, uno scalfo bello largo. In tutta la sua lunghezza ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 disegni e mi sono fermata. Allora, io ho fatto una taglia piccola. Questa è una taglia all'incirca 40-42, ok? Allora, adesso, dopo che ho finito di fare il mio davanti e dietro, devo cucire qui le spalle. Allora io vado a cucire solo questo, i due, diciamo, dove abbiamo le maglie chiuse insieme, quindi vado a cucire solo questo, così, in questa maniera.
quindi poi questa è la scollatura che resta. Alla fine, quando ho cucito le mie spalle, farò un bordino tutto intorno, tutto a mezza maglia alta. E qui lo lascio, diciamo, gli scalfi lascio così, non faccio niente. Solo qui voglio fare un giro tutto a mezza maglia alta e poi nascondo i miei fili, nascondo tutti i fili e poi diciamo che la maglia la vogliamo chiamare canotta. Ecco, la maglia poi è finita, quindi dobbiamo nascondere bene i fili. Qui poi devo cucire anche dove ho iniziato, che ho ancora il marcapunti. Poi la metto sul manichino, vi faccio vedere come sta indossata. Ok, niente. Vi saluto, vi ringrazio, grazie per avermi seguita e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti e buona Pasqua a tutti. Ciao.